è una partita al cardiopalma, signori. Vedremo la risposta degli avversari. Questa partita è entusiasmante, veramente, sono ragazzi veramente gasati, forse, che hanno deciso di dare il loro contributo nel calcio e di fare vedere quali valori, soprattutto interiori, spirituali, perché... Ma come mai la chiusura del Palamilone? Due anni così, fratelli, hanno sfondato tutto. Vai Riggio Protest, vai Riggio Protest! Tu! E c'è un'altra parte! 2-0 Brasillo! 2-0! Ma Barberis? Barberis sarà fondamentale per noi. Io spero che non ripartisse, è un ambiente in Serie A, invece ripartiamo, tanti rimaniamo stessi. La cosa mia, Dani, è che tipo vinciamo contro il Frosinone all'ultima, alla penultima, no? All'uscita. E mandami in ortopedia, o no? Pure brutto. Abbiamo perso il derby contro di loro. Però poi non l'abbiamo perso. Una faccia. Però l'importante è divertirsi. No, l'importante è vincere. Sandro Francesco. Lei parte dal cognome. Sì, detto il Gallo. Dobbiamo movimentarci un pochettino per la ripresa del campionato. Siamo abbastanza carichi. Lei che al Palamilone ha giocato diverse partite, ma oggi che cosa succederà? Non lo so, spero che si ritorni a giocare. E spero che non lo chiudano, perché una struttura come questa non può rimanere chiusa. A farne le spese sono sempre i ragazzi di Crotone. Sempre noi ragazzi che praticamente viviamo in una città dove... Però sì, lo sport comanda, quindi. E voi? Meno male che c'è questa spiaggia. E meno male che ci sono io a Crotone. Tra amici ci facciamo le partite. Tra cui alcuni del Palamilone. Sì, tipo Armando, il Dino, che poi lo facciamo parlare. I fratelli Riggio. Sì, Romanini. Vabbè, ci ritroviamo, Crotone è questo, ci ritroviamo tutti qua, giochiamo. Ci si diverte sulla spiaggia. Bellissimo, amici, pallone, film, una cosa. Speriamo se sale questa in Serie A. C'è l'addio di Barberis. Lei come commenta? No, è peccato per questa città, perché. Vedo Romanini con la tovaglia, ma. Tu di che? E va. Ho sfondato tutto, fratelli, ho preso il muro. A me non lo ha segnato. Però questo pallone ci unisce, almeno soprattutto in questi periodi, perché è un periodo un po' difficile. Ma come affronterà queste partite il Crotone? Però secondo lei chi rimarrà al Crotone? Chi ci crede ancora? Cioè, si riparte dai giovani, no? Anche nelle piccole cose. E per finire, come si dice? Dove vanno così, fratelli? E per finire, come si dice? 1, 2, 3, donna, cavallo e re. E per finire, come si dice? Forza Crotone. Bravo birichino. Cosa pensate dopo la quarantena? Com'è? Pensiamo di andarci in giro a divertirci. Femmine? Femmine, abbastanza bene. Ma inizio della... Ma lei si vuole appropriare del canale. Sì. Ma ve le condividete voi? Quando la usi tu, cosa pensa? È elevato al quadrato. Perché ho usato bene, ho fatto bene i capelli, però guarda, vediamo i capelli, vediamo il capellaccio. Mamma mia, che capellaccio, quello tipo ribelle, quindi. Non va né girare né abbassare, vedi?